Questa sera una cena organizzata, tanta gente presente, prende un po' il posto, almeno per quest'anno, della saga del Tomino. Sì, vabbè, dopo 3 anni che eravamo fermi, nuovo direttivo, purtroppo sono mancate un po' di persone del direttivo, quindi abbiamo voluto ripartire un po' in piccolo, innanzitutto per vedere se ci ricordavamo tutte le cose da fare e come fare, per poi puntare a ritornare alla sagra, se riusciamo prossimamente, ecco. Però quest'anno non era proprio fattibile. Anche perché i vostri tomini sono molto particolari e molto amati, ed è una tradizione dei mastri e non si può certo abbandonare così. Sì, è una tradizione dei mastri, è una tradizione che ci teniamo che rimanga, solo che fare la sagra effettiva, a parte che abbiamo dovuto fare il passaggio a Proloco APS, quindi nuovo direttivo, nuova tipologia di Proloco, diciamo, molto tempo speso per fare quello, e quindi le nostre risorse per quest'anno abbiamo preferito spenderle in questo modo, con una cena un po' più piccola forse, però fatta bene, che spero che abbia soddisfatto tutti. Volevo ringraziare tutto il direttivo, e anche i ragazzi che non fanno parte del direttivo ma che comunque vengono a darci una mano lo stesso, e spero che continuiamo a essere un gruppo unito e operativo per fare altre feste, anche magari la patronale, insomma, valutiamo man mano. Contento di essere entrato nel direttivo con il ruolo da segretario, che non è comunque, è un ruolo di rilievo anche questo, è importante. Sì, più che altro sono contento che anche altri miei coetanei, comunque diciamo della parte più giovane di Masti, che per adesso aveva solo, diciamo, dato una mano a livello materiale, si è messa anche in gioco all'interno del direttivo, e quindi è bello che comunque si riesca a organizzare, anche se in piccolo, qualcosa che non facevamo da 3 anni, e insomma sembra si stia divertendo la gente, sta andando bene, noi siamo contenti, quindi insomma tutto bene, tutto perfetto. New entry anche come ruolo di tesoriera? Sì, diciamo di sì, era giusto far ripartire comunque questa Proloco, far ripartire il paese dopo 2 anni di stop causa Covid. Cerchiamo di migliorare, di andare avanti e, come diceva il Presidente, di ritornare alla nostra vecchia sagra del Tomino. Passaggio di consegne all'interno della Proloco, però comunque sempre attivo, non hai abbandonato, è sempre un ruolo di rilievo? Sì, è cambiato il direttivo, io non sono più il Presidente, ma faccio sempre parte attiva del direttivo, però adesso è giusto che qualcun altro corra al posto del Presidente, e c'è sempre qualcuno che lo farà. Io vorrei solo fare un grande augurio al nuovo direttivo. Io non sono più il Presidente, quindi spero che i giovani che sono entrati adesso, il nuovo Presidente, portino avanti la nostra festa come l'abbiamo sempre portata e con lo stesso spirito per cui io ho passato 10 anni nel ruolo da Presidente, cercando sempre di portare avanti la tradizione, e spero che possa continuare. Questo è solo l'inizio, spero che ritorni la sagra del Tomino, spero che possiamo portare avanti di nuovo veramente la nostra festa, le nostre tradizioni. Un grande augurio a loro.